Ecco che c'è una battaglia. La comunità di Efeso era perseguitata, ma la vera battaglia non è contro i persecutori, la vera battaglia è contro il diavolo. Tutti quanti siamo tentati, tutti quanti siamo a rischio, sempre. Nessuno può dire io sono fuori rischio. Questa è la grande consapevolezza che dobbiamo avere, perché se pensiamo di essere a posto, ricordiamo che i vizi capitali sono 7. E Signore, scusate, il demonio è furbo e quando non riesce a tentarci più con i motivi diretti, ci tenta con i motivi indiretti, ci tenta per motivi santi. L'importante è distoglierci dalla carità, specialmente creare la disunità. Questa è la grande opera del demonio, creare disunità. E allora dobbiamo avere un'armatura. Avete visto, qui viene proprio descritta l'armatura del soldato. È l'armatura di uno che deve anche correre, no? Perché ha una bella cintura, una bella corazza, ha delle belle calzature per poter anche muoversi, ha lo scudo e ha la spada. È l'armatura dei soldati romani, non è un'armatura come quella dei guerrieri medievali, no? Ma questa armatura di questi soldati che si muovono con agilità. E in questa armatura c'è la verità, che non siamo noi che abbiamo in tasca, ma il Signore. La verità è Gesù. C'è la giustizia, che non è la nostra giustizia, ma è quella che Lui ci dona, perché ci giustifica, perché ci trasforma Lui. C'è la pace, il Vangelo della pace. Ecco, noi dobbiamo andare dappertutto per portare questo Vangelo. C'è la fede, ecco, la fede è il nostro scudo. Non è che noi lottiamo contro il demonio con le nostre forze, con la nostra intelligenza, ma la fede, abbiamo fiducia nel Signore. Signore, aiutami tu. Ecco, l'invocazione del Signore. Infatti dopo dirà, pregate in ogni occasione, pregate nello Spirito. E poi abbiamo la salvezza, è il nostro elmo. La salvezza è anche qui un dono che il Signore ci fa, immeritatamente. Quindi vedete, è una battaglia dove dobbiamo far combattere il Signore, dobbiamo mettersi nelle sue mani. E la spada è la parola di Dio, che dobbiamo ascoltare, accogliere. E Paolo conclude chiedendo di pregare per lui, che gli venga data franchezza. Quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene. Paolo è in prigione, è in catene e chiede la franchezza. Non chiede di essere liberato, non chiede di non essere condannato a morte, chiede di poter essere fedele fino alla fine, con franchezza. Che bello! Quindi di non cedere alla tentazione della paura, alla tentazione delle minacce, alla tentazione dello scoraggiamento perché si sentiva abbandonato da tutti. Vedete, di essere
fedele fino alla fine. Qualche volta gli avevano detto che quando lui scriveva era forte, ma quando parlava era dolce, no? Quindi non aveva la stessa forza. Ecco, lui chiede di avere la stessa forza, perché adesso non deve parlare davanti a una comunità cristiana. E allora lì prevaleva la paternità di Paolo e tante volte usava piuttosto la dolcezza, la tenerezza, che ma deve parlare di fronte all'autorità. E allora lì deve annunciare con forza. Pensiamo a tanti cristiani perseguitati ancora oggi che hanno avuto quella forza di non andare indietro, di continuare a testimoniare fino alla fine. E se la forza gliel'ha data il Signore. E chiediamo anche per noi questa stessa forza e chiediamo soprattutto la consapevolezza che saremo sempre tentati. E allora viviamo nella preghiera, viviamo nella concordia. Ricordiamo quello che diceva San Bernardo, che la cosa che farà più scappare i demoni sarà la nostra unità. Quando vede che siamo un cuore solo, un'anima sola, i demoni scappano a gambe velate, a gambe, come si dice, velate, giusto? Ecco, quello dobbiamo fare. Soprattutto non tanto la forza sulle mie forze, ma la fede nel Signore e l'unità tra di noi.